Salve ragazzi, ci troviamo qui per un altro video su Baldur's Gate 3, su come funziona l'alchimia, perché è una cosa, diciamo, che non viene ben spiegata, anzi quasi per niente, come diverse cose nel gioco, e non è facilissimo da capire e da intuire all'inizio. Allora, per creare pozioni, elisir e cose varie, dobbiamo premere il tasto H. Premendo il tasto H ci viene fuori la pagina diciamo dell'alchimia. Nella prima parte vediamo le pozioni, nella seconda parte le granate, poi ci sono, scusate, gli elisir, poi le granate e i rivestimenti. Allora, le varie ricette le possiamo o trovare oppure quando troviamo qualcosa tipo proprio l'oggetto già fatto o alcuni ingredienti, a volte acquisiamo la ricetta per crearla. In realtà quando andiamo a creare per esempio una pozione di guarigione molto semplice, in realtà diciamo, le risorse che servono per crearla non le troviamo in giro, ma vanno mescolate o comunque create. Quindi ci dice che servono dei sali di boccone del ladro e qualsiasi sospensione. Come li creiamo i sali di sospensione del ladro? Sono delle polveri e quindi le troviamo sui sali. Eccolo qua. Sali del boccone del ladro. Quindi cosa serve per fare i sali del boccone del ladro? Servono i bocconi del ladro, che sono dei funghi che troviamo in giro, ma addirittura ne servono tre. Quindi noi creiamo un boccone del ladro, ok, e abbiamo un sale. Ma serve anche una qualsiasi sospensione. La sospensione la troviamo giù in fondo. Ne abbiamo due diverse, abbiamo o l'acquagiunco o la trombetta, in questo caso di Bullywug. Il problema è che attualmente non posso creare nessuno dei due perché ho due disponibili sia di acquagiunco che di trombetta. In questo caso avrei creato una delle due, perché qua ci dice qualunque sospensione, e in questo caso avrei potuto creare una pozione di guarigione, quelle standard, quelle più piccole. Gli elisir, che invece sono delle ottime pozioni perché durano per molto tempo, in questo caso è un elisir della resistenza al fuoco, anche qui servono ceneri di fungo, di uovo, di drago. Anche queste qui sono delle ceneri da craftare, per esempio io le potrei fare con i funghi di uovo di drago. Una volta fatto quello, già per esempio un qualunque sale ce l'abbiamo e potrei creare tranquillamente una pozione, che poi sono i sali che ho creato per andare a fare la pozione di guarigione. Ci sono diverse cose che si possono creare, molte sono, diciamo, utili. Gli elisir sono, allora, le granate sono utili, ma le cose più utili sono sicuramente le pozioni e gli elisir. Gli elisir durano per molto tempo, quindi se li fate vi durano per tutto il combattimento sicuramente. Però come vedete non è facile crearli, quindi quando andate in giro nel gioco, questo è un consiglio che vi do: tenete sempre premuto il tasto Alt, che vi visualizza sullo schermo le cose che potete prendere. Quindi già tutto quello che riguarda, non so, pozioni per terra o erbe, piante, queste ve le evidenzia, prendetele tutte assolutamente. Altra cosa che vi consiglio per cercare di prendere più ingredienti possibili, quando trovate delle botti in giro che non vengono visualizzate col tasto Alt, quindi dovete andare sopra con il mouse, andate sempre a guardare all'interno e prendete sempre tutto quello che può servire per creare delle pozioni. È fondamentale. Quindi diciamo che le pozioni non sono una cosa fondamentale per il gioco, ma sono molto utili per il proseguo del gioco. Questo semplicemente perché recuperare soprattutto punti vita non è facile e
Le opzioni sono poche, questo poi dopo lo vedremo come recuperare i punti vita. Quindi creare le pozioni per recuperare i punti vita o per proteggersi, quindi comunque non subire danni e come recuperarli, è abbastanza fondamentale per questo gioco. Spero che questa piccola guida su come creare le pozioni vi sia servita e ci vediamo per un prossimo video, credo sempre su Baldur's Gate o su Diablo 4. Grazie per la visione.